Buongiorno. 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 Benvenuto a Pisa, intanto. Grazie. Prego. Immagino tu sia contento di essere qui. Che trattativa è stata? Quando sei stato informato che c'era l'interesse del Pisa, cosa hai pensato? Beh, sì, sono contentissimo. E da parte mia la trattativa è stata brevissima. Io ero già convinto di venire qua. Appena mi è arrivata la chiamata del Pisa, già avevo preso la mia decisione. Avevo altre offerte, ma comunque la volontà della società del mister mi ha fatto piacere. E quindi, indipendentemente da offerte economiche di categoria, penso che sia giusto andare dove ti vogliono di più. Qua mi hanno dimostrato che mi volevano veramente, e quindi ho fatto poca fatica ad accettare. Non mi interessa la posizione di classifica e la concorrenza. È un'occasione importante per me, che dopo 2 anni e mezzo fatti bene in Lega Pro ho finalmente l'occasione di misurarmi in questa categoria, quindi cercherò di coglierla al massimo. Altre squadre che ti cercavano, hai detto, è vero che c'era anche Livorno, questa è una bella discriminante a tuo favore, se fosse vero. Sì, sì, c'era Livorno, c'erano 2 o 3 squadre in Serie B, in Lega Pro avevo una buona nomea, quindi c'erano parecchie squadre in Lega Pro, tra cui appunto anche il Livorno, però come ho detto, nonostante magari il Livorno facesse anche più anni di contratto, un'offerta economica spropositata per la categoria, però ha fatto appunto la differenza la categoria e la volontà della società di portarmi qua. Ha scelto Pisa, la conferenza stampa è finita. volevo chiederti, tutte queste decisioni che avevi sotto mano sono dovute al fatto che con la Reggiana il rapporto ormai si era concluso per vari motivi? No, anzi, io devo ringraziare la Reggiana e Andrea Grammatica, il direttore, perché mi ha mostrato grandissima fiducia, mi ha voluto a tutti i costi a Reggio dopo la mia esperienza passata. Infatti sono stato il primo giocatore che ha voluto, che ha acquistato, ha fatto anche uno sforzo economico importante, mi ha sempre dimostrato fiducia, mi ha sempre parlato, perché riponeva in me grosse speranze. Poi, come ho detto, le offerte dalla Lega Pro io l'avrei preso in considerazione, ma probabilmente rispedita al mittente, perché a Reggio stavo bene e c'erano tutti i presupposti per fare un ottimo giorno di ritorno. Però poi, quando è arrivata la chiamata dalla categoria superiore, visto che erano, come ho detto, già 2 anni che la inseguivo e che nel mercato estivo c'erano avvicendamenti, trattative, poi non se ne faceva nulla, il direttore mi aveva preso a cuore, quindi ha capito le mie intenzioni di volermi misurare appunto con questa categoria e mi ha lasciato venire, ma il rapporto con la società, con i compagni era perfetto, non c'è stato nessuna rottura. Centrocampista duttile anche con qualche gol all'attivo, e ci dicono con un gran sinistro, ci dicono. Esatto, vi dicono, io spero di dimostrarlo. Sì, qualche gol l'ho fatto negli ultimi anni, sì, sono prevalentemente una mezzala, ma sia nel centrocampo a 3 che a 4 li ho fatti un po' tutti per esigenza, però prevalentemente sono una mezzala sinistra. In campo come ti descriveresti? Sono un giocatore, diciamo, che non fa del fisico la sua arma migliore, quindi cerco di sopperire con la corsa, con la grinta, cerco di mettere in pratica quello che mi chiede il mister. Avendo un mister che ha fatto della grinta, della corsa, la sua forza, cercherò di usare queste armi a mio favore. Poi mi piace molto tirare da fuori, inserirmi, a volte mi riesce bene, a volte meno bene, speriamo che in questa parte di stagione mi riesca bene. Da dire una cosa, l'anno scorso tu e Benevento è andato a Benevento. Sì. A Benevento avete vinto il campionato, quindi avete trovato una squadra che era proiettata verso la promozione. Qui a Pisa purtroppo la cosa è esattamente all'opposto, anche se siamo in categoria. Come pensi che sia l'impatto? A Benevento sono arrivato in una situazione per me difficile, diciamo, perché la squadra era già al completo, siamo stati solo 2 nuovi acquisti, quindi integrarsi in un gruppo che stava andando bene non era facile. Infatti c'è stato un primo periodo dove giocavo col contagocce, poi complice una squalifica, qualche infortunio, sono entrato, ho detto la mia, alla fine ho fatto 4 gol, ho fatto quasi tutte le partite. Quando sono arrivati eravamo terzi, alla fine abbiamo vinto senza perdere neanche una partita nel giorno di ritorno, quindi mi prendo un po' di meriti per questa vittoria. E, no, a parte gli scherzi, sono arrivato in una situazione dove mi hanno accolto bene, quindi è stato più facile integrarmi qua. Nonostante la classifica sia un po' deficitaria, ho trovato comunque un ambiente sereno, ragazzi con tanta voglia di fare, che comunque, viste le difficoltà nella prima parte di stagione, soprattutto extracampo, hanno fatto
forse più di quello che si pensava, quindi mi hanno accolto alla grande e sono sicuro che diremo la nostra per poterci salvare. Senti, come caratteristiche, sei un giocatore che aspetta la palla o vai in corsa alla palla? Io diciamo che appunto per caratteristiche e anche per mentalità faccio fatica a stare troppo tempo senza la palla fra i piedi, sono uno che la vorrebbe sempre toccare, vorrebbe sempre determinare qualcosa, so che spesso non è possibile, quindi occorre giocare magari più semplice, ma appunto come mentalità mi piacerebbe toccarla tanto, quindi se non la prendo per 2-3 minuti me la vado a cercare. Cosa ti ha detto Andrea Parola di Pisa? Andrea c'ho un gran rapporto, ma mi ha scritto ancora prima che fosse ufficiale facendomi in bocca al lupo, infatti mi sono toccato un attimo perché mi mandi in bocca al lupo ancora prima che ho firmato, non vorrei che poi succeda qualcosa che non va. Comunque mi ha parlato bene, mi ha detto che per ogni problema, sperando che non ce ne siano, posso contare su di lui, è una bravissima persona e infatti spero di vederlo visto che lui è di qua molto presto. È vero che ti chiamava Terroncello? Sì, ma è una nomea che è Terroncello. Sì, molto spesso quando, dico che sono di Milano la gente non ci crede, non so se nei miei trascorsi al sud ho preso un po' della parte diciamo napoletana, di Travellino e Benevento che sono in campagna e quindi sì, è più di una persona, ma fa fatica a credere che io sia milanese. Però sentendo ti parlare. Sono di papà milanese e mamma romagnola, quindi sono nordico a tutti gli effetti. Senti un po' la tua grande occasione in una categoria dove hai fatto tanti campionati, come si dice, più importanti in Liga Pro, al di là che arrivi in una situazione non semplice, però anche a livello personale può essere una grande chance per te quella di giocare in B a Pisa. Sì, avevo già affrontato la categoria con la maglia dell'Avellino, però ero ancora giovane e non ho giocato sempre, ho fatto una ventina di partite. E poi nonostante comunque l'ho fatte bene, quindi avevo qualche altra offerta in B, ho preferito rilanciarmi in Lega Pro perché volevo fare una stagione da protagonista. Poi sono diventate 2,5 le stagioni, ma va benissimo. Adesso sì, è una grande occasione perché a marzo farò 25 anni, quindi è un momento cruciale della mia carriera. Se voglio fare il salto di qualità è il momento di farlo e sicuramente Pisa spero che mi dia l'opportunità. Io darò il massimo in ogni allenamento per mettere in difficoltà il mister. So che a centrocampo la concorrenza è folta. Si fanno altri nomi, ma non ho paura, ma non per presunzione, più che altro perché so che il mio obiettivo qual è, quello di fare più partite possibile, quindi cercherò in ogni allenamento, anche se magari all'inizio sarà difficile, di mettere in difficoltà il mister, perché appunto è la mia occasione e cercherò di non farmela scappare. I tuoi nuovi compagni conoscevi già qualcuno, hai già giocato con qualcuno o è stata una novità? No, personalmente nessuno, li ho conosciuti tanti da avversari, anzi quasi tutti penso che li ho affrontati da avversari perché comunque fra B e C ci siamo affrontati, però è stato accolto benissimo anche perché avevo amicizia in comune con molti di loro, quindi è stato un attimo socializzare, poi è un bel gruppo, quindi sono stato accolto bene, sono contento. Quanto ha inciso la presenza di mister Gattuso nella tua scelta di venire a Pisa? Ha inciso tanto perché innanzitutto essere richiesto, io poi sono un po' atipico come calciatore, non ho fatto un settore giovanile in squadre importanti, sono venuto un po' dal basso, quindi mister Gattuso l'ho sempre visto come qualcosa di inarrivabile, sai, a livello di calciatore. Io poi ho sempre visto le partite allo stadio perché mio padre è interista, anch'io sono interista e sono stato interista, adesso quando gioco a calcio è un po' più difficile seguire il calcio professionistico, comunque quindi andavo a vedere i derby Milan-Inter allo stadio, ho visto il mister alzare la Coppa del Mondo.